Divette, ciao Divetti, benvenuti in un nuovo video di shopping. Ebbene sì, in questo video vi mostro gli ultimi acquisti natalizi che ho fatto sia da Tally Whale, quelli che vi ho fatto vedere nel borsone qualche video fa, omaggiati dai moralisti, sia altri di Jennifer. Comunque insomma, in generale il mio shopping natalizio. Inizio subito da questa magliettina che ho preso da Telly, molto natalizia, devo dire, no, non c'entra per niente. Questa maglia è estiva assolutamente, non invernale, però non so perché ci sia adesso, si trovi adesso da Tally Whale. Comunque è fatta tipo top, corta, se vede la panza, con le spalline tagliate, cioè fatte così. E la scritta wasted, che non so esattamente che cosa significhi, cioè wasted vuol dire buttato via, una cosa da buttare, però penso che in gergo significhi tipo, non mi viene la parola in italiano, però tipo cimito. Non so se voi conoscete il termine essere cimiti, però vuol dire essere wasted praticamente, tipo il dopo sbornia, ecco. Comunque fatemi sapere. Questa maglietta, non mi ricordo i prezzi perché li ho tutti tolti e ho già lavato la roba, però vi dico solo che Tally Whale è un po' salito di prezzi, cioè io mi ricordo che era veramente, come si dice, economico Tally Whale, e invece ho notato che ultimamente i prezzi sono piuttosto saliti. Comunque questa qua sicuramente l'ho pagata poco, perché è una magliettina, quindi l'avrò pagata 15, però in generale i prezzi sono un po' aumentati, male Tally, però va bene lo stesso, perché comunque la roba di Tally merita sempre. Quindi niente, questa magliettina, e poi faccio vedere questi leggings che sono magnifici, perché hanno, sono trasparenti e hanno qua una lunga croce che prende tutta la gamba, sia davanti che dietro. Io sono andata da Tally solo perché volevo questi leggings, li avevo visti nel video di Nisha, li volevo troppo. Poi un altro acquisto super che adoro è questo body. Come vedete è molto rock and roll, perché è veramente figo. È fatto tipo l'etichetta del Jack Daniels, con scritto, non mi ricordo, comunque c'è scritto Nashville, Holidays in Tennessee. Cioè è troppo bello, è veramente rock and roll. Ed è un body, vi farò vedere. Vedete, è un body. Io non sono tanto fan dei body, devo dire, mi danno un po' fastidio, però questo era veramente bello, non potevo non prenderlo, cioè è una cosa veramente rock and rollissima, quindi mi piace un sacco. Yeah! Questo invece è un'altra specie di body, però non è proprio un body, nel senso si chiude lì come tutti i body, ai bottoncini, insomma, però cioè, è più una mutanda con insomma, è fatto così, adesso vi faccio vedere. Vedete, è fatto così qui con la mutandina, e poi ci sono questi due cosi che salgono. Copriamo i chapex, non mi bannano, e dietro vanno a finire dietro al collo, insomma. È un po' la classica scollatura alla Marilyn Monroe, per capirci, e niente, però copre bene il seno, quindi non è una cosa volgare. Forse l'ho preso un po' troppo piccolo, perché ho preso una XXS, perché a vederlo così mi sembrava veramente enorme, e quindi qua mi va praticamente aderente. Secondo me, se è un pochino più largo è meglio che scende un pochino più morbido, a me va un po' stretto, anche se non so bene come sia questo coso, come debba vestire. Secondo me va bene in entrambi i casi. Andiamo avanti. Allora, questo maglioncino, preso sempre da Tally Whale, è veramente carino, perché intanto è tutto peloso, con queste specie di piumette qui, vedete? Da lontano sembra che sia tipo a puano, e invece ci sono i teschi. Quindi è molto natalizio, però tipo Nightmare Before Christmas, per capirci, perché appunto è tutto bianco, che sembra abbia la neve, perché vedete che ha tutte ste piumette, sti peli qua, però ha i teschi, quindi è veramente carino, natalizio, però natalizio con stile. Invece sotto indosso questi pantaloncini di Jennifer, finalmente cambiamo negozio,
Questi li ho presi da Jennifer, sono carinissimi e sono strani perché sono belli pompati, cioè nel senso non sono dei pantaloncini aderenti. Poi vabbè, andrebbero messi con delle calze sotto, sono invernali, sono appunto un po' larghi e comodi, comodissimi veramente, di pelle finta e di particolare hanno i dollarini qua. Veniamo a qualcosa di un po' più elegante, un po' più femme fatale, ovvero questo abbinamento l'ho fatto con questa magliettina che è bellissima, è stupenda, veramente l'ho presa da Telly ed è tipo in vellutino ciniglia, è veramente uno spettacolo, guardate, cioè è qualcosa di bellissimo. Cioè è veramente, veramente uno spettacolo questa maglia, soprattutto a chi piace questo tessuto, non a tutti piace magari questo tessuto, a me piace tantissimo, è morbido, cioè è proprio natalizia questa, però va bene per qualsiasi occasione, è un po' speciale, è una bellissima maglia e ce ne sono anche di altri colori, nera sicuramente, questa è bordeaux. E invece la gonna è fantastica perché è tutta di frange, con questo cosa di paillette, con questa cintura incorporata di paillette, praticamente non è una cintura, è proprio soltanto il bordo, che sinceramente non mi piace molto, infatti lo copro molto volentieri, ecco, e per il resto è molto bella, tranne per ho avuto un piccolo problema, che insomma non riuscivo ad indossarla, cioè si vede che ho il culo grosso, cioè non so, ho scoperto di avere il culo grosso e non riuscivo ad indossarla, a tirarla su, ed è una XS credo e non riuscivo ad indossarla. Poi una volta che ha superato l'ostacolo del culone, ci sta perché è perfetta di misura, però la parte qua che dovrebbe stare sulla vita, ma dai fianchi non ci passa e non essendoci né cerniere né nulla, è veramente un po' problematico, io odio le cose senza cerniere. Bene, ci avviamo alla fine di questo video haul. Questa maglia nera può sembrare semplice, in realtà è molto carina perché è tutta pelosa, come quella bianca che vi ho fatto vedere prima. Anche questa ha questi peletti barra piumette da gallina spennacchiata, che a me piacciono tantissimo. Allora, veniamo all'ultimo outfit, quello meno figo, l'ho lasciato per ultimo perché a me che c'entrino molto queste due cose, però era per farvele vedere. Allora, questo body... Io a inizio video vi ho detto, a me i body non piacciono tanto e ne ho presi 4 tipo. No, il problema, cioè il problema, non è un problema, insomma, cosa bella, è che Telly Whale è piena di body, cioè hanno fatto arrivare tantissimi, tantissimi body di tutti i colori, tutti fantasie diverse, quindi è veramente pieno di body, non si può non comprare body. E in questo caso a me questo piaceva molto per la parte trasparente sopra. Mi copro perché è un po' troppo trasparente forse per i moralisti, quindi va bene. E poi questi jeans che ho preso sempre da Telly sono carini perché sono tutti ricoperti di... mi viene la parola, i diamantini, chiamateli come volete, sono tutti ricoperti di queste paillette, ecco, mi veniva la parola, ma non sono neanche paillette, sono proprio diamantini, glitteroni, vabbè, comunque. Bene ragazze, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciuti i miei acquisti, fatemi sapere, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!